Avete fatto molte domande, sarà difficile rispondere a tutte, ma cercherò. La maggior parte di voi mi chiede se questa storia abbia a che fare con un film, ma questo non è un film, questa è la realtà. La realtà che io sto vivendo da qualche mese, da quando sono insieme a Sara Forst. È tutto iniziato qualche anno fa. Voi tutti conoscete l'11 settembre, le Torri Gemelle. Voi tutti sapete cosa è successo quel giorno. Ebbene, io quel giorno ero semplicemente per caso, pure io, nelle vicinanze, ero nel Brooklyn Hospital e quel giorno ho conosciuto Sara e Danny, che sono due ragazze, che loro hanno vissuto la tragedia dell'11 settembre, proprio da vicino. Sono venute al Brooklyn Hospital per farsi ricoverare e io mi sono innamorato di Sara. Poi dopo tanto tempo l'ho ricercata su internet per scrivere dei messaggi. Lei non si ricordava più di me perché aveva perso la memoria. E quindi io ho incominciato una storia intorno a lei per esserle vicino. Poi con il tempo però ho cominciato a capire che stavano succedendo delle cose strane intorno a lei. Pensavo che lei fosse impazzita, pensavo che lei vedesse degli alieni o dei mostri dove non ce n'erano. Invece con il tempo ho capito che non erano delle pazzie, delle follie. Non so neanche cosa abbia a che fare la pagina di Aladigma con me, ma so cosa vuole dire Aladigma. Ora lo so dopo tanto tempo, dopo tante fatiche, dopo tanti dolori. Ho scoperto che Aladigma è una zona speciale dove io dovrò andare nella mia missione. È la famosa zona A, la zona Aladigma, di cui si trovano dei documenti antichissimi, nascosti per esempio anche nei disegni di Leonardo da Vinci. Tutte queste cose le dovrete sapere molto di più col tempo, perché io avrò bisogno di voi, avrò bisogno del vostro aiuto. Quello che io devo fare è andare in questa zona perché al centro di questa zona c'è una cosa che io devo prendere. Una cosa che ci aiuterà tutti quanti a combattere alla fine. Il contatto con gli alieni è stato molto particolare perché non si sono fatti vedere veramente, sono stati praticamente silenziosissimi, hanno avuto in qualche modo l'occasione di attaccare, non di attaccare, di avvicinarsi a Sara, hanno avuto in qualche modo l'occasione di avvicinarsi a Sara. E io in quel momento, quando ho scoperto cosa è successo, quando ho visto pure con i miei occhi, mi sono spaventato tantissimo perché non sapevo se erano venuti con dei motivi di pace o di guerra. E poi ho visto che Sara stava sempre peggio, pensava di essere addirittura incinta. Invece poi ho scoperto che stavano facendo degli esperimenti per farla diventare forte contro questa entità che ci sarà, che ci farà da nemico in dicembre. Avremo una grossa lotta in dicembre contro questa entità. Questa entità non è umana, questa entità non è neanche extraterrestre, questa entità è una questione di mutazione. E questi alieni che sono arrivati, non so da dove, non so perché, non so niente, neppure io sono. Più di tanto io sono soltanto coinvolto in qualche modo e cerco di prendere la mia responsabilità. Questi alieni stanno cercando di aiutarci, cioè ci danno delle forze superiori, cioè ci aiutano a sconfiggere le nostre paure, che sono nascoste nell'amigdala del nostro cervello. Il problema è che purtroppo quello che loro fanno con noi ci farà resistere per un periodo, poi
Se non troviamo quella cosa che è nella zona nascosta, potremmo anche morire. Quindi dobbiamo per forza andare nella zona. Io devo andare nella zona per voi, per tutti quanti, per risolvere questo problema, in modo che poi chiunque venga avvicinato dagli alieni sappia che poi, nonostante che è stato frutto di questi esperimenti, lui troverà il modo, qualsiasi persona avrà la possibilità poi di rispondere, di diventare ancora come era prima, cioè di tornare ad essere normali, come sempre. Dopo questa grande battaglia, se riusciremo a vincere, saremo sicuramente come se niente fosse successo. Ma sarà una grossa lotta, sarà una grande dura lotta. Io ho moltissime domande qua, mi avete spedito. Non so neanche da dove cominciare. Non posso rispondere delle cose personali, chi sono i miei parenti, da dove arrivo. E se il mio nome è vero, devo dirvi la verità, alcune bugie ho dette, certo, sì, ho dovuto nascondere la nostra situazione, non potevo raccontare tutto. Ho cercato di avvicinarvi lentamente a quello che stava succedendo, alla nostra storia, ma non potevo dirvi la verità. Forse per questo che la pagina della Digma mi ha messo per bugiardo. Ma in fondo io vedo che questi personaggi che sono dietro alla Digma, che io non conosco da questa pagina, non sono contro di me, neanche contro di voi, né contro nessuno, ma stanno cercando di dare degli indizi per farci arrivare alla verità. E quindi io, quello che pensavo all'inizio di loro era molto negativo, invece adesso ho scoperto che sembra che ci vogliono aiutare anche loro, ma non posso dire esattamente, non conosco chi sia, non so chi sia questo personaggio che sia dietro alla Digma. Quindi di questo punto non posso neanche dirvi tutti i significati che ci sono dietro i White Space, neppure io li conosco. So che alcune cose hanno alcuni valori, so che per esempio la data iniziale, questo 00112288, ha a che fare con dicembre. Non so esattamente quale sia il giorno, ma penso che sia sicuramente in dicembre, da quello che ho saputo poi dagli alieni. Ah, per quanto riguarda Danny, McDavid è appunto un'amica di Sara che era a quel tempo nel Brooklyn Hospital insieme a lei e io l'ho conosciuta. E anche a lei ho dovuto raccontare molte bugie, ma l'ho ritrovata poco tempo fa, ho cercato di spiegargli quello che è successo e lei purtroppo, neanche lei non è che stia molto bene ultimamente, cioè da quando è successo l'11 settembre non è più di se stessa, quindi sta cercando di guarire, ma fa una grande difficoltà e poi tutta questa storia che sta succedendo la sta mettendo in subbuglio, neppure lei sa bene come ne uscirà e che cosa succederà. Di più non posso dirvi. E, ripeto, questa storia non ha a che fare con un film, questa storia è reale, noi siamo reali, siamo personaggi reali. E quindi qualsiasi cosa che mi dite attraverso dei film, non posso rispondervi, perché forse in questi film c'è una parte di verità, forse no, io non lo so, ma io non sono stato ingaggiato da nessun produttore di film o roba di questo genere. Voi ci aiuterete presto, noi siamo io e Sara in questa missione, ma ci sono già altre persone che ci stanno aiutando e voi ci aiuterete molto presto, abbiamo bisogno di molti personaggi, molti uomini, abbiamo bisogno presto di uomini, di soldati che ci aiuteranno a superare i problemi e le difficoltà che hanno a che fare con gli esperimenti di questi alieni e anche poi alla fine con la guerra finale, ma io sono sicuro che noi troveremo la strada per combattere insieme. E sono sicuro che voi mi aiuterete in questo viaggio. Non fidatevi di tutte queste pagine, di tutte queste storie, di queste informazioni che vi stanno dando su internet. Molte sono false, non so neppure io quali siano false, quali siano vere, ma la maggior parte non sono vere. Mary Coleman, Mary è una persona molto malata che ha cercato di uccidere Danny, nonostante che fosse una sua amica. Più di tanto non posso dirvi neppure io, ma sono sicuro che Dan cercherà di risolvere questo problema perché per lei l'amicizia è la cosa che conta di più. Per quanto riguarda altre cose che c'erano sulla mia agenda, alcune raccontano questa storia che mi sto raccontando e altre invece sono cose personali, per esempio la one.org
non è niente di negativo, è soltanto un mio interesse personale perché vorrei anch'io difendere i diritti in Africa e combattere l'AIDS, ma ovviamente dopo tutto quello che sta succedendo ho altre cose in testa, ma insomma non hanno niente a che fare con la storia, ecco, questo è un indizio. Sì, perché io ho aspettato così tanto a rispondere, perché appunto non sapevo esattamente neppure io di cosa si trattasse, non sapevo neppure io come trasmettere questa storia. Insomma, ho cercato con il mio blog di avvicinarmi a voi, ma non volevo dare informazioni false, o poi ho dovuto anche dire delle bugie, perché hanno incominciato a cercarmi in tantissime persone. Insomma, era una cosa molto difficile per me stare dalla parte nascosta, dall'altra parte, dire le cose, insomma. E ho come fatto i fronti.